Bella a tutti ragazzi, io sono il nuovo video al vostro Mattina Azzurro. Oggi ragazzi, pagellone della Serie A 2022-2023. Mi sa che sono un bel like, non mi sono a canale che ormai è 300 iscritti, siamo a 291, quindi rimangono solo 9, quindi ragazzi scrivetevi in tanti, perché mi farebbe molto molto piacere e condividete il video ovunque. Allora ragazzi, l'idea è di partire subito, per ogni squadra Serie A un voto. Atalanta ragazzi, voto 7. Atalanta comunque fa un buon campionato, riesce comunque a qualificarsi per l'Europa League, nonostante l'obiettivo fosse comunque la Champions, ma comunque è un grosso passo avanti anche dallo scorso anno, visto che Atalanta arriva ottava, quest'anno arriva quinta, quindi ragazzi un buon miglioramento, giocherà la prossima Europa League e ragazzi fa un buonissimo campionato con 64 punti, migliorando lo score dello scorso anno, ragazzi secondo me un campionato da 7. Bologna ragazzi voto 8, stagione veramente spettacolare per gli uomini di Thiago Motta, che raccolgono sul campo addirittura ragazzi 54 punti, cosa che non gli succedeva da tantissimo tempo. Un gioco propositivo, un gioco bello da vedere, una squadra che gioca a pallone, che sa quello che deve fare con la palla tra i piedi, uno spettacolo puro vedere la squadra di Thiago Motta giocare a pallone, ragazzi, è tanta roba. L'uomo è stato Marco Arnauto con 10 gol, nonostante non ci sia stato per 6 mesi, per via di tanti infortuni, Thiago Motta è riuscito con la sua bravura, con la sua intelligenza tattica, a sostituirlo a dovere con i vari Barro, Zirkzee e Sansone, che è stato un assoluto protagonista di questa stagione. Quindi, ragazzi, 8 per il Bologna. Che ragazzi, se la Fiorentina dovesse vincere la Conference e la Juventus dovesse essere esclusa dalle Coppe Europee, il Bologna, ragazzi, essendo nono, andrebbe direttamente alla Conference League. Quindi, ragazzi, attenzione, sarebbe meritata. Cremonese, ragazzi, voto 5. Molti sono stati molto, molto più cattivi, però, ragazzi, considerando l'organico che avevano, considerando ragazzi che da 50 anni che non salivano in Serie A, no, 30 anni mi sembra, però vabbè, e considerando ragazzi che comunque hanno una rosa secondo me non pronta per la Serie A, non all'altezza, secondo me ha fatto anche troppo, 27 punti e soli meno 4 ragazzi dalla zona salvezza, quindi attenzione, perché poi ha fatto le prime 8 partite dove ne ha perso tutte di misura, dove poteva fare 4-5 punti con Alvini, poi ragazzi Ballardini ha dato una scossa alla squadra, non è bastato per salvarsi, ma ragazzi ha fatto un super percorso secondo me, considerando il tutto, super no, però considerando il tutto ci sta. Hanno perso delle partite un po' subite contro le ultime, dove potevano magari vincere, magari hanno vinto contro le medie, però ragazzi ci sta perché comunque, però ragazzi la vedo dura che risalgono il prossimo anno già da subito, però tra 2 anni potrebbero già risalire, visto che comunque la grinta, il cuore ce l'hanno ragazzi e l'hanno riportato quest'anno in Serie A. E sono troppi ragazzi, 69 gol subiti, visto anche che Carnesecchi ragazzi ha fatto un sacco di miracoli, quindi il passivo potrebbe essere anche sugli 80. Comunque ragazzi, 5, non voglio essere molto più cattivo perché comunque l'organico era quello che era e il cuore ce l'ha messo fino all'ultimo. Quindi ragazzi, non hanno veramente nulla da recriminarsi. Empoli, buona stagione dei Toscani, ragazzi, qui gli do un 6,5 perché comunque ha fatto una prima parte di stagione come l'anno scorso ottimo, un giro d'andata da forse da 9, da 8-9. Giro di ritorno, ragazzi, come l'anno scorso anno, calano vistosamente e ragazzi rischiano di rimettersi in modo veramente clamoroso nella lotta per non rischiare la salvezza. Poi ragazzi però nel finale hanno fatto tipo nell'ultime 5 partite hanno fatto 4 vittorie e una sconfitta, quindi ragazzi si sono ripresi tutto, hanno fatto 43 punti, 14º posto, a soli meno 2 da Sassuolo, che sulla carta ragazzi deve essere molto molto più avanti, quindi ragazzi alla fine ci sta, 6 e mezzo ragazzi che se lo portano a casa, molto molto bene, perché comunque più 12 dalla zona retrocessione, tanta tanta roba. Fiorentina 6 e mezzo. Anche per la Fiorentina 6 e mezzo per l'inizio disastroso, diciamo da 4 possiamo dire al giorno d'andata, più ragazzi un 9 nel giorno di ritorno, dove praticamente sono state la miglior squadra per rendimento, dove hanno recuperato un macello di punti. Ragazzi stavano rischiando di invischiarsi per la lotta per non retrocedere fino al giorno d'andata. Poi nel giorno di ritorno ragazzi ha cambiato tutto, Italiano ha ridato una mentalità vincente alla squadra, hanno ripreso fiducia, ragazzi alla fine 56 punti, 8º posto, con ancora la Conference da giocare. Quindi se dovesse vincere andrebbe in Europa League e ancora ragazzi non si sa se la Juve dovesse essere esclusa, quindi ragazzi molto probabilmente andranno o in Europa League o in Conference, quindi ragazzi un 6,5 secondo me non glielo toglie nessuno. E la Sverona ragazzi voto 4,5, la Sverona ragazzi partita con tutt'altro obiettivo, ragazzi l'anno scorso anno ha fatto un campionato straordinario con Juric, il miglior risultato della loro storia, facendo ragazzi 54 punti, 9º posto, un risultato eclatante, quest'anno ragazzi malissimo, 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 hanno fatto 31. Veramente un risultato veramente magro per una squadra comunque non era male per niente. Hanno venuto certi calciatori come Simeone, Caprari, Barak, non sostituiti a dovere, perché comunque è vero, quindi bisogna dare il colpo alla società. Poi ragazzi, la squadra non ci ha messo niente quest'anno. Cioè, a parte un prime 15 partite che ha fatto 6 punti, dove ha fatto un grande recupero, però
ragazzi, non ci siamo, 4,5 per l'organico che hanno, secondo me ci può stare in Serie A, visto che comunque sono squadre più scarse, e ragazzi, gli do un 4,5. Si lotteranno lo spareggio di salvezza con lo Spezia in gara unica a Udine. Inter, ragazzi, voto 6,5. Peggiore, molto peggiore dal risultato dello scorso anno, dove facemmo 84 punti, quindi 12 in meno, considerando anche le 12 sconfitte. Quindi, ragazzi, si conta solo il campionato, non la Champions. Quindi, ragazzi, devo considerare così. Però, ragazzi, terzo posto, Champions acquisita dopo, comunque, solo alla penultima giornata. Quindi, ragazzi, poteva fare un pochino meglio. 12 sconfitte sono troppe, però, alla fine, ragazzi, l'obiettivo, possiamo dire, dai, quasi secondario, ma come se la messa stagione quasi primario, la Champions è stato raggiunto, quindi ragazzi ci sta, e 72 gol fatti, 42 subiti sono troppi, però ragazzi alla fine un campionato discreto, si poteva far meglio, però cioè, hanno compensato con la vittoria della Coppa Italia, adesso la finale di Champions, quindi ragazzi ci sta, 6 e mezzo. Juve 6. Ragazzi io considero tutta la stagione, non considero soltanto la penalizzazione, perché sennò sarebbe 4. Perché comunque settimo posto sarebbe 4 per la Juve per l'organico che ha. Però ragazzi, considerando che sarebbe arrivata terza fra i punti con l'Inter, sopra l'Inter perché ha riscontri diretti a favore, ragazzi, mi tocca dargli un 6. Perché comunque, però ragazzi, per la rosa che hanno, per gli acquisti di Maria, Pogba, che però non c'è mai stato, Milik, Brembo, tutti i cristi, potevano fare sicuramente molto meglio dei 72 punti. Un gioco, ragazzi, che ha latitato per tutta la stagione, un gioco veramente inesistente, possiamo dire, un non gioco della squadra di Max Allegri, nonostante i giocatori effettivi hanno rovinato Vlahovic, hanno rovinato Chiesa. Però, ragazzi, la stagione della Juve per me è la sufficienza massima. Lazio, una delle migliori squadre di questo campionato. Voto 9, ragazzi, 9 perché chi se lo aspettava? Io me l'aspettavo in Champions come nessun altro. Non secondo, assolutamente. L'avevo messa quarta. Non secondo, assolutamente. L'avevo messa quarta. Però, ragazzi, che 74 punti, ragazzi, per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha fatto un campionato delizioso, deliziante con le sue. Veramente con il suo gioco, con la sua qualità di interprete in mezzo al campo, tra Milinkovic e Savic, Lucio Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, veramente al top della forma. Senza ragazzi ci rimuove, perché se rimuove ha fatto 11 gol, e non c'è praticamente mai stato, sempre discontinuo quest'anno, quindi ragazzi pensate dove se fosse stato Immobile, in forma, potevano lottare anche per lo scudetto. Lazio ragazzi che però ha dovuto rinunciare praticamente alla tripla competizione, visto comunque l'organico molto molto ristretto. Hanno guardato sul campionato, hanno fatto bene, sono arrivati secondi e parteciperanno strameritatamente alla prossima Champions. Sono squadre che mi piace, che simpatizza dopo l'Inter. E quindi, ragazzi, veramente tanta, tanta roba. Voto 9. Lecce, ragazzi, voto 6 più, perché stavano veramente facendo un disastro sportivo, visto che comunque erano tipo a più 15 dalla zona salvezza. E ragazzi, hanno fatto un filotto di partite, tipo 10 partite in cui le ha perse 8 e pareggiate 2. Un qualcosa di disgraziato, un periodo disastroso per il Lecce. In quei ragazzi però alla fine sono riusciti con l'unghia e con i denti, ragazzi, a strappare una salvezza molto molto tirata, perché comunque la penultima giornata col Monza, però ce l'hanno fatta, e quindi ragazzi i meriti comunque gli emendati per non è promossa, però neanche troppi. Io do ragazzi un 6 più perché si sono salvati, sono ragazzi è stato un voto veramente disastroso per, quello, per il vantaggio che avevano sulle parti della zona retrocessiva. Milan, stesso discorso che ho fatto per la Juve, diciamo voto 6. Perché sì, è stato buono 70 punti, però ovviamente peso dello scorso anno ne ha fatto 84, quindi 14 in meno, e, cioè 16 in meno, no, 86 ne aveva fatti, quindi 16 in meno, tanti, tanti, tanti. È una squadra, ragazzi, che quest'anno ha tirato molto, probabilmente anche per la fatica di coppe. È un attaccante, ragazzi, che si Luca, ha dovuto giocare tutte le partite da 36enne, quindi ragazzi, pensate anche voi, un Orisi che non è stato all'altezza della situazione, De Ketelaere, non ne parliamo. E alla fine, ragazzi, il risultato è arrivato: 70 punti. Senza la penalizzazione della Juve, ragazzi, sarebbero arrivati quinti. Quindi attenzione, perché sta dire anche quello. Però dai, gli diamo 6 perché sono arrivati quarti in qualche modo. Sufficienza veramente molto, molto ristretta. Più di quella della Juve. Monza, ragazzi, voto 9. Monza, che campionato del Monza! Quasi glielo do da 10, ma veramente clamoroso. 52 punti, undicesimo posto della prima stagione in assoluto della loro storia in Serie A. Un qualcosa di clamoroso. Però, ragazzi, nell'ultimo dopo due sconfitte. Quindi pensate voi, potevano arrivare benissimo a 58 e essere ottavi e lottare per la Conference, perché la Juve molto probabilmente verrà esclusa dalle coppe. Però ragazzi, il loro cammino resta strepitoso. Dopo le prime 5 partite disastrose, con 5 sconfitte nelle prime 5, con Stroppa, cambia allenatore, arriva Palladino, ragazzi, Palladino Masterclass. Da quando è arrivato forse il migliore allenatore, il secondo migliore allenatore dopo Spalletti di quest'anno, perché ragazzi ha dato una mentalità assurda a questa squadra. Gli ha dato fiducia, giocatori ragazzi che ci sono, perché giocatori ragazzi ci sono, di qualità, davanti c'è qualità, centrocampo c'è qualità, in porta ragazzi di Gregorio, è stato bravissimo a lanciarlo, lì stroppa però, lì bisogna andare in mezzo a stroppa, ma a confermarlo, a
Palladino poi però l'ha confermato, non dando fiducia a Cragni, ma dando fiducia a Di Gregorio, che ha fatto un campionato forse tra i migliori. Quindi c'è poco poco da dire, 9 è un qualcosa di clamoroso, 48 gol fatti, 52 subiti, ci sta ragazzi, tanta tanta roba, voto 9. Napoli di mister Luciano Spalletti, del King Luciano Spalletti, voto 10. Poco da dire, poco da fare, 90 punti, 77 gol fatti, 28 subiti, ragazzi, qualcosa di veramente bellissimo da vedere, un Napoli bellissimo, un Napoli straripante, che col suo allenatore ha fatto vedere che può fare veramente grandi cose. 28 vittorie, ragazzi, su 38 partite, quindi veramente tanta tanta roba. E un gioco stellare di questa squadra che ci ha sempre regalato emozioni quando ha giocato con Kvaratskhelia e Osimhen sugli scudi tutte le partite. Due giocatori che hanno regalato a Napoli lo scudetto con i suoi gol e i suoi assist. E però ragazzi tutti, difesa, centrocampo, Lobotka, Kim, Meret, tutti, chi più ne ha più ne metta. Campionato fantastico e perfetto del Napoli, voto 10. A più 16 ragazzi dalla seconda. Roma, ragazzi, Roma, voto 5 più, perché comunque l'obiettivo era la Champions, non è arrivato, ha portato tutto solo la Palla, è andata male, visto che ha perso il rigore con Siviglia. Il campionato ragazzi dice sesto posto, sarebbe stato settimo in caso di non penalizzazione della Juve. Comunque, i punti sono sempre gli stessi dello scorso anno, 63. I ragazzi è stato un pari lo scorso anno, come anche lo scorso anno erano arrivati sesti. 50 gol fatti, 38 subiti, pochi gol fatti, però comunque i gol subiti non sono neanche troppi. Però ragazzi, non è che mi aspettavo di più in campionato, perché comunque c'è tanti infortuni. Sì, però ragazzi, è stato un periodo che nell'ultima 8 partite ha fatto quanto? Una vittoria, 6 pareggi e una sconfitta. Cioè ragazzi, non ci sta per una squadra come la Roma, comunque è forte. È forte, è forte, è forte, con anche di Dybala. Senza Dybala, ragazzi, sarebbe veramente al patibolo, secondo me. L'obiettivo è stato raggiunto. Ah, ragazzi, meno 7 recita, non è che recita meno 1, meno 2, meno 7 della Champions. Quindi, ragazzi, tanta, tanta roba, tanti punti. Ragazzi, do 5 più, perché comunque la qualificazione all'Europa League è arrivata all'ultimo secondo con Dybala sul calcio di rigore, nonostante non era l'obiettivo. Salernitana, ragazzi, voto 7,5. Ovviamente non soffrono mai in questo campionato, nonostante, ragazzi, lo scorso anno abbiano fatto un miracolo sportivo, recuperando una marea di punti e salvandosi l'ultima giornata, un vero e proprio miracolo con Nicola. Questa ragazza Nicola poi è andato via, dopo alcune divergenze con la società, dopo i risultati che non arrivavano, è arrivato ragazzi Sosa, che praticamente dal suo arrivo ha fatto solo 3 sconfitte in 18 partite più o meno, 15 partite. Quindi ragazzi, veramente molto bene, tanti pareggi nel mezzo, però un DA veramente straripante, uno dei migliori attaccanti di questo campionato. Ragazzi, ha fatto 16 gol, terzo miglior marcatore della stagione. E che cazzo vogliamo dire ragazzi? È una squadra, ragazzi, che Candreva reinventato trequartista finalmente di fianco alla porta, vicino alla porta, ha fatto veramente dei macelli più totali, cioè dei macelli in senso positivo, e tanta tanta roba. Benissimo Ochoa, è stato uno dei protagonisti. 42 punti più 11 dalla zona retrocessione, veramente tanta roba per la Salernitana, voto 7,5. Nonostante comunque la rosa sia molto molto valida. Sampdoria, ragazzi, voto 0. Cioè, sarebbe quasi da senza appello un campionato del genere. 19 punti fatti, ragazzi. Uno dei risultati più scadenti della storia della Serie A, secondo me, a 18 squadre. 24 gol fatti, ma di cosa stiamo parlando? 71 subiti, peggior attacco, peggior difesa, peggio di così non potevamo fare. 3 misere vittorie, 25 sconfitte. Mamma mia, ragazzi. Una Sampdoria disastrosa dalla prima giornata. Si era capito, ragazzi, che sarebbero retrocessi senza appello e senza dire niente. Una squadra, ragazzi, che non ci mette anima in campo, al contrario della Cremonese, non ci mette il cuore, non vuole salvarsi, non gliene frega un cazzo. Nonostante, ragazzi, la grinta di Stankovic, ma ragazzi, poteva fare ben poco il tecnico serbo con questa squadra veramente di falliti, perché veramente poca poca roba. La rosa, ragazzi, quella che è veramente scandalosa per una squadra di Serie A, visto che comunque ha venduto tutti, ha venduto chi più ne metta, rimpiazzandoli malamente, però zero, veramente, non posso dargli un voto diverso dallo zero, mi dispiace. Sassuolo, ragazzi, voto 4. Sassuolo, delusione, delusione totale di questo campionato. 13° posto, 45 punti. Veramente poca, poca, poca roba. A soli, ragazzi, più 2 dall'Empoli e a soli più 3 dalla Salernitana. Squadre che, ragazzi, avevano tutt'altri obiettivi. Sassuolo almeno doveva chiudere nella parte sinistra della classifica. Almeno, ma poteva anche lottare, ragazzi, per la Conference. Anche, no, per l'ottavo posto poteva lottare 56. Ragazzi, 45, veramente, veramente misero. 61 gol subiti sono tantissimi, 47 fatti invece pochissimi. Un Pinamonti disastroso, ha fatto 4 gol in questa giornata, da titolare, punta titolare, ha fatto un disastro. Berardi, l'unico Berardi Laurentè, l'unico che ha tenuto in partita questa squadra, cioè in stagione, e Frattesi. Difesa veramente zero, prendo un gol tutte le partite. Dionigi, ragazzi, mi continua a non convincere.
Dante dicono grande, Dionisi grande. A me cosa convince Dionisi? 45 punti, ragazzi, 40 in 38 partite con una squadra del genere. Che è forte, è fortissima, ragazzi, è fortissima. Un po' da migliorare la fase difensiva, ma l'attacco è forte. Cioè, Pinamonte, ragazzi, non ha già inciso, è anche colpa dell'allenatore, comunque, bisogna dirlo. Molta l'assenza di Berardi, tante partite, però, ragazzi, alla fine ti ha fatto un sacco di gol, nonostante tutte le assenze che ha avuto, visto che comunque ti ha fatto 12 gol, tantissime partite saltate. Quindi c'è poco da dire, voto 4. Il Sassuolo deve fare un salto di qualità, se no, ragazzi, questo qui secondo me non va assolutamente bene. Spezia, voto 5. Allora, lo dico perché ragazzi si è fatto recuperare un macello di punti dal Verona, perché era in vantaggio tipo di 6-7 punti, che sono tanti, quella lotta lì. Ragazzi, nel girone di ritorno ha fatto abbastanza male, nonostante il girone di andata molto molto buono, il girone di ritorno ha fatto malissimo, dove ha raccolto pochissimi punti, si è fatto recuperare dal Verona, e ragazzi si è giocato lo spareggio proprio con una squadra scaligera. E 5 perché mezzo punto di più del Verona, perché comunque ha fatto, cioè, la squadra, la loro secondo me è un pochino più debole, e quindi ragazzi si può stare, però 38 punti sono miseri. L'obiettivo è la salvezza. Adesso vediamo cosa succederà in quello scontro salvezza. Ovviamente ti farò Spezia perché sono un simpatizzante spezzino. E quindi, ragazzi, ci sta. Però 62 gol subiti sono troppi, 31 gol fatti sono pochissimi. Praticamente ha fatto di media un gol fatto e due subite partite. Quindi, ragazzi, non molto bene. Nonostante, ragazzi, un Nzola veramente straripante, che ha fatto 13 gol, nonostante l'ultima sette non l'abbia segnato. Quindi, pensate voi, nonostante, però, abbia giocato benissimo tutte le partite. Un immenso Nzola che, secondo me, ragazzi, andrà via. Nonostante, anche se dovesse arrivare alla salvezza, merita piazze più importanti. Torino, ragazzi, voto 6 e mezzo. Perché, comunque, la stagione non è stata praticamente da buttare via. Decimo posto, 53 punti. Nonostante molti dicono né carne né pesce, è forte la squadra per l'età. Però, 53 punti, diciamo che rispecchia un pochino il loro status, dai. Forse potevano arrivare anche a 56, vincendo qualche partita, anche a 60, secondo me. Perché, comunque, la squadra ce l'hanno, ragazzi. Però 53 punti per me non è male, decimo posto, parte sinistra della classifica. Alla fine, ragazzi, senza infamia, senza lode, un pochino più di lode, perché comunque rispetto agli altri anni hanno mostrato un pochino più di continuità. 42 gol fatti, 41 subiti, tutto ragazzi in linea praticamente, tutto pari, e via ragazzi, quindi un 6 e mezzo. Udinese, ragazzi, voto 6. Sufficienza proprio così, sufficienza perché comunque dopo le prime 10 ragazzi erano tipo secondi, primi, dopo le prime 10 hanno fatto 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Poi, ragazzi, il vuoto più totale da quel momento lì hanno fatto un disastro. Non praticamente sono accontentati della salvezza. Hanno fatto male, perché comunque, vedendo come giocavano, potevano anche arrivare in conference, secondo me, vedendo come giocavano all'inizio. Molti dicevano scudetto, adesso no. Però in conference potevano arrivarci. Ci sta, ragazzi, alla fine, dodicesimo posto, probabilmente rispecchia quello che all'inizio si aspettava dell'Udinese, forse anche 14esimo, 13esimo, più o meno lì. Però, ragazzi, come era partito, mi aspettavo molto, molto, molto di più dalla squadra di 18, che però, ragazzi, è un ottimo allenatore, mi piace molto, vediamo cosa succederà. Questo, ragazzi, è il mio commenti di cosa ne pensate, i vostri voti, i vostri pensieri nel prossimo video.